Se puoi sognarlo, puoi farlo, era quello che ha sempre detto e pensato Walt Disney, e credo che sia quello che qualsiasi bambino pensa proprio senza ombra di dubbio. Per cui Walt Disney è un po' bambino, lo è sempre stato, ed è riuscito a realizzare quello che ha sognato. Credo che in parte sia successo anche un po' a me, nel senso che avendo cominciato giovane, non essendomi mai posta il problema se sarei riuscita o meno a fare questa cosa, semplicemente l'ho fatta appunto con quell'incoscienza, quell'energia che hanno i bambini, quindi direi che mi ci ritrovo molto in questa sua affermazione, sono proprio convinta che una cosa, se la si può sognare, si può anche realizzarla. Vento dall'est, la nebbia è là, qualcosa di strano fra poco accadrà. Signore e signori, abbiamo iniziato la discesa su Los Angeles. Benvenuta, signora P.L. Travers, nella città degli angeli. C'è come odore di... gelsomino. D'arichina. E sudore. Vi presento l'ideatrice della nostra amata Mary. Poppins. Mai e poi mai solo Mary. E dov'è il signor Disney? È arrivata. Ebbene, Pamela Travers, lei neanche immagina quanto io sia contento finalmente di conoscerla. Mi dispiace, il mio nome è signora Travers, signor Disney. Oh, Walt, deve chiamarmi Walt. 20 anni fa ho promesso alle mie figlie che avrei fatto spiccare il volo alla sua Mary Poppins dalle pagine dei suoi libri. Io gliel'ho promesso, Pam. So bene che farà di lei. La ridurrà una tutta saltelli e scintillini. Non può fare il film se non gli cede i diritti. Accidenti. Dunque, allora, cominciamo. Fate! Lei ha un sacco di idee. Che tipo di idee? C'è la gente immobilente! L'anima c'è! No. Immobilente! Non è una parola! L'abbiamo inventata! Ma disinventatela! Lei non approva Dick Van Dyke? No? No. Casa Banks non è così, è tutto sbagliato! È tutto sbagliato! Supercalifragilistico e spiralidoso! Basta! Mary Poppins non è in vendita. Non permetterò che diventi uno dei suoi sciocchi cartoni. Dice la donna che ha mandato una tata volante con un ombrello parlante a salvare dei bambini. Secondo lei Mary Poppins è andata a salvare i bambini? Oh, cielo! Signora Travers, di che si tratta? Mi chiedo che devo fare per renderla felice. Cioè, lei non è mai stata a Disneyland, è il luogo più felice della Terra. No, la prego! A chi capita di visitare Disneyland con Walt Disney in persona? È proprio lui! Da dove è arrivata? Mary Poppins e i Banks sono la mia famiglia. Mary Poppins era una persona vera. Non sono i bambini che lei viene a salvare, ma il padre. Suo padre. Non sa quanto lei sia importante per me. Non la deluderò. Giuro che ogni persona che entrerà in un cinema gioirà. Lei non vuole chiudere con la sua storia? I ragazzi hanno avuto un'idea. Credo che la farà felice. Non mi avrà portata qui per dirmi questo? Oh no, ho scommesso che l'avrei fatta salire sul cavallo. Ho vinto 20 bigliettoni. Yeah!